Plus TG, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Vi anticipo già che alle 12.30 andremo a collegarci in diretta con la sala stampa della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa del presidente Luca Zaia e dunque con tutte le ultime novità, con gli aggiornamenti sul Covid nel Veneto, non solo per quanto riguarda i contagi ma anche e soprattutto per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, anche perché oggi alle 14.30 ci sarà la conferenza delle regioni convocata dal presidente Massimiliano Fedriga in vista poi dell'incontro che ci sarà nel pomeriggio alle 16 con il governo sui decreti legge ma anche sulle linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali già licenziate, lo sappiamo dalla conferenza delle regioni, ma insomma si farà nuovamente il punto anche per quanto riguarda le indicazioni e le misure comuni da adottare per la zona bianca. Ma prima insomma di parlare anche di Covid a livello regionale, poi con il presidente Luca Zaia, andiamo a collegarci con la nostra redazione di Padova. Vedo la collega Valentina Visentin che è proprio davanti alla Basilica del Santo. Valentina. Certo, per parlarvi di vaccinazioni, ma non solo, perché poi faremo anche il punto sulla presentazione che c'è appena stata della Giugno Antoniano per i padovani e per i tanti fedeli, quindi un appuntamento davvero importante e tanto atteso. Ma cominciamo appunto con la questione vaccini, perché ieri pomeriggio l'USL 6 di Padova ha aperto ulteriori 15.000 nuovi posti prenotabili dalla classe dei quarantenni in su, tranne che per gli ottantenni, gli ultra ottantenni che invece mantengono sempre l'accesso libero insieme ai sanitari. Quindi 15.000 nuovi posti per i vaccini e l'annuncio di due nuovi sedi vaccinali per la provincia che partiranno da giugno. Il 10 di giugno ci sarà un punto all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia, quindi un punto di riferimento per la bassa padovana, e il 12 giugno invece aprirà nell'ex scuola media del seminario minore di Rubano un punto vaccini gesto dai volontari e dai medici del QAM. Le prenotazioni di questi 15.000 nuovi posti aperti prevedono anche appunto la possibilità di prenotarsi in queste due nuove sedi vaccinali, quella di Rubano gestita dal QAM, sono tutti volontari che si stanno formando proprio in questi giorni, sono 120 persone che seguiranno 6 linee vaccinali che saranno operative dal lunedì al venerdì nelle ore pomeridiane e serali e poi anche tutto il giorno del sabato e della domenica, quindi sono due novità davvero importanti che stanno a significare insomma l'accelerata che si vuole dare sulla campagna vaccinale, visto che come ha detto l'USL anche nei giorni scorsi, per giugno e luglio sono previste importanti nuove forniture di vaccino. Ma sono qui sulla Sagrata del Santo perché oggi, come vi dicevo, è stato presentato appunto il calendario di eventi del giugno antoniano. Il 13 giugno, come ben sapete, è la festa di Sant'Antonio, per noi padovani ma per tutti i fedeli di tutto il mondo un grande appuntamento. Ci sono ovviamente anche questa edizione seguirà le stringenti norme anti-Covid, per cui vi confermo che anche quest'anno non ci sarà la tradizionale processione del Santo, ma ci saranno due peregrinazio. Cosa accadrà? Ci sarà un ritorno, che non accadeva dal 1652, di una reliquia del Santo, l'avambraccio del Santo, che si trova dal 1652 nella Basilica della Salute di Venezia. Quindi un grande collegamento tra due città della nostra regione, Venezia e Padova. Questo avambraccio arriverà il 13 giugno qui in Basilica attraverso un percorso di terra con tre tappe simboliche e significative, perché ci sarà una prima tappa all'ospedale dell'Angelo di Mestre, poi a Marghera, nella chiesa di Sant'Antonio e infine al Covid Ospita di Dolo, e arriverà in Basilica per la messa solenne qui a Padova. Vi farà ritorno esattamente una settimana dopo, il 20 di giugno, con una invece si tornerà via acqua, scortati ovviamente dalle motovedette dei carabinieri, e quindi questo importante ritorno in Basilica proprio per significare
un simbolo di speranza e di ripartenza. Per quanto riguarda le celebrazioni, qui a Padova ci saranno ovviamente le messe a tutte le ore del giorno, e il santo, come vi dicevo, non ci sarà la processione, ma si recherà anche quest'anno in visita dei luoghi simbolici in città, verrà portato al carcere Due Palazzi e poi davanti alla Camera di Commercio, che rappresenta tutte le attività commerciali che stanno ripartendo, attività economiche che stanno ripartendo, poi davanti al Comune e all'Università. Questi momenti salienti, poi tantissimi altri eventi che sono stati organizzati per tutti i giorni a partire dal 29 maggio fino al 30 di giugno, ma che noi vi racconteremo perché Rete Veneta seguirà ovviamente in diretta questi grandi appuntamenti, ma anche soprattutto la giornata del 13 giugno e del 20 giugno. Tanti appuntamenti, Valentina, che noi racconteremo puntualmente grazie appunto alle nostre dirette. Certo, assolutamente sì. E poi per altre notizie che riguardano invece la città di Padova, oggi si insedierà anche il nuovo prefetto Raffaele Grassi, che andremo appunto a conoscere tra pochi minuti e che vi racconteremo, vi faremo conoscere con la nostra intervista nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie alla nostra Valentina Visentin, grazie e buon lavoro. Noi andiamo avanti. Noi andiamo avanti con il telegiornale e parliamo ancora di vaccini in particolare agli operatori turistici. Sono 70.000 in tutto il Veneto. Presto sarà aperta una linea vaccinale dedicata sul portale della regione. Per loro si sta pensando di destinare il siero Johnson & Johnson. Sentiamo. È una grande opportunità, è un vaccino autorizzato a EMA, non stiamo parlando di una porcheria sperimentale. Adesso vogliamo capire quale sia la formula per andare a vaccinare un operatore sotto i 60 anni, per dire, io l'avrei fatto Johnson & Johnson. Sono due gli scenari che potrebbero verificarsi in Veneto entro le prossime settimane. Gli operatori turistici saranno vaccinati con Johnson & Johnson, con le 60.000 dosi in disposizione al Veneto. Oppure le dosi di Johnson e AstraZeneca oggi raccomandate agli over 60 resteranno in magazzino per i richiami. Perché quella fascia di popolazione, sessantenni, settantenni e ottantenni, in Veneto è già stata vaccinata. Ecco perché per far partire davvero la campagna vaccinale agli operatori turistici, come è intenzione del Veneto, serve un cambio di passo. Se AIFA chiarisse questo raccomandato ci darebbe una gran mano, perché voglio anche dire, ne parlavo col commissario Figliuolo, adesso arriveranno vagonate di AstraZeneca e di Johnson & Johnson. Se non chiariamo sta roba del over 60 e under 60, cioè la possibilità del raccomandato, noi rischiamo di mandarli su un binario morto questi, eh? L'intenzione è partire fin da subito con albergatori, campeggi, parchi tematici. Sono 70.000 persone in tutta la regione che attendono il vaccino. Per loro sarà aperta sul sito della regione una linea vaccinale dedicata. L'operatore turistico entra nel nostro sito e troverà la casella operatore turistico. Si prenota e ha l'obbligo di certificare la sua posizione, quindi il contratto di lavoro o una dichiarazione del datore di lavoro per la vaccinazione. La notizia arriva dopo le dichiarazioni confortanti del presidente Luca Zaia. Gli indicatori confermano la tendenza in corso, il calo dei contagi con un indice di incidenza sui tamponi solo dello 0,46%. Oggi la giornata con il valore più basso della storia. Ancora aperta la partita sui turisti che potrebbero ricevere il siero in vacanza in Veneto. Zaia ne è convinto, ma il dibattito è aperto. Il presidente della conferenza della regione Fedriga lo ritiene ancora troppo complicato. Io ho posto una questione, non mi sembra irrilevante, tanto è vero che i nostri operatori mi hanno detto magari potessimo vendere anche questo plus in più, che poi riguarderà lo 0,0% dei turisti. E adesso parliamo della campagna di vaccinazione nell'ULS 7. Ci sono stati dei rallentamenti nei giorni scorsi, ma adesso è ripresa regolarmente. Dopo il rallentamento degli ultimi giorni per la carenza di dosi, da mercoledì la campagna vaccinale nell'ULS 7 ripartirà a pieno regime. Un rallentamento inevitabile provocato dal magazzino quasi vuoto e che ha portato a eseguire solo 800 vaccinazioni nella giornata di martedì, molto meno del previsto.
Ora l'annunciato arrivo di 11.700 dosi Pfizer per mercoledì consentirà di accelerare nuovamente. Nessuno spostamento e rinvio ulteriore è stato fatto nelle prenotazioni, proprio in vista dei nuovi arrivi. Una campagna che sarà rinforzata dall'imminente spedizione di 3.000 dosi di Johnson & Johnson, dosi queste in ritardo di soli 3 giorni, dal 26 al 29 maggio. Di conseguenza le prenotazioni riprenderanno regolarmente, così come non sono previsti ulteriori spostamenti di appuntamenti già fissati. E adesso ci fermiamo per qualche minuto, c'è una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, parliamo di riaperture e in tema di ripresa non possiamo non parlare dell'aeroporto Canova di Treviso, perché è fissato per le 12.25 di martedì 1 giugno il decollo di riapertura appunto all'aeroporto trevigiano. Tra procedure anticontagio e l'impegno a riattivare tutti i comparti, dall'amministratore delegato è arrivata anche la risposta alle polemiche dei comitati no aeroporto. Contenti o preoccupati? No, contenti per la ripresa sicuramente, preoccupati forse per capire e per soddisfare la clientela. Questa è l'aria che si respirava oggi all'aeroporto Canova, una settimana dalla riapertura. Timori in particolare sul tema prevenzione e contagio. Non sappiamo quali saranno, cosa ci aspetta sostanzialmente. Grande attività in tal senso con segnalazioni e tabelle. Tutte le misure che ci hanno impartito dal Ministero della Salute. Stiamo monitorando le prenotazioni per vedere quale sarà il carico di lavoro. Una vera e propria macchina da rimettere in moto dopo oltre un anno di fermo. Ce la farete per il primo giugno? Sicuramente ce la faremo, ce la stiamo già facendo e non abbiamo dubbi che il primo giorno sarà un successo. Primo volo alle 12.25 di martedì 1 giugno verso Cagliari per uno scalo da numeri importanti per passeggeri e posti di lavoro. Il numero che fa fede è di 1.000 posti di lavoro per milione di passeggeri, quindi sono circa 3.000 persone che a vario titolo e diciamo in funzione di quello che fanno hanno a che vedere diciamo con l'aeroporto, con l'attività dell'aeroporto. Ad oggi una pista utilizzata solo da voli privati e per qualche manutenzione, che a breve invece tornerà a pieno regime, innescando anche le inevitabili polemiche con chi ci vive attorno. Cosa dire ai cittadini che invece in questi mesi hanno detto che bene che si sta senza l'aeroporto? Ma mi sembra che siano stati molti quelli che invece hanno sentito una grave mancanza del fatto che mancava poi fisicamente il lavoro per moltissime famiglie. Un concetto ribadito da chi oggi è al Canova è tornato a lavorare. Cosa dire a quelli dei comitati? Se uno ha la famiglia da mantenere, il lavoro serve. Tutti vogliamo viaggiare, tutti vogliamo vedere posti nuovi, quindi, e tutti soprattutto abbiamo bisogno di lavorare, quindi sono del parere che sì, dobbiamo riaprire. Intanto i due grandi eventi a Venezia in programma in questi giorni danno un po' di respiro agli albergatori del centro storico, che iniziano con le prime graduali riaperture, ma il cammino verso la ripresa sarà ancora lungo. Biennale Architettura e nel prossimo weekend l'apertura del Salone Nautico. Sono questi i primi segnali, ancora in fase iniziale, di ripresa economica del turismo a Venezia. Gli alberghi cominciano timidamente a riaprire. È stata importante l'apertura della Biennale Fisica, è stata importante la prevista apertura del Salone Nautico in forma fisica. Ringraziamo il presidente della Biennale, ringraziamo il nostro sindaco Brugnaro, però il tasso di occupazione sarà basso. Posso pronosticare circa un 25%, massimo 25% di tasso di occupazione, quindi è evidente che è una ripresa claudicante. Però l'importante è che questa apertura di questi due eventi segnano la ripartenza, segnano l'inizio di quel percorso difficile che però ci porterà alla normalità. Vediamo la luce in fondo al tunnel. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori però mette in guardia: il percorso da affrontare sarà molto lungo. Io penso che arriveremo a circa un 70% degli alberghi aperti per giugno, e poi un po' alla volta apriranno anche altri. Alcuni scavalleranno l'anno, andranno a finire ad aprire al marzo dell'anno prossimo, perché si tratta di alberghi che magari lavoravano con gruppi e quindi non hanno la convenienza ad aprire. Si tratta di una ripartenza però molto difficile, e gli aiuti del governo sono definibili come carità pelosa.
lancio quindi questo appello al governo: non ci lasci da sole. Le città d'arte sono quelle che hanno maggiormente subito il colpo di questa crisi e hanno bisogno di essere aiutate, perché non è colpa degli imprenditori in questo caso, ma solo un evento imprevedibile qual è quello della pandemia. Lo sblocco dei licenziamenti a luglio costerebbe al Veneto 30.000 posti di lavoro, ne è convinto Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto. Sentiamo. Confindustria Veneto, con il suo presidente Enrico Carraro, preferisce attendere il prossimo passo dell'esecutivo prima di entrare nel dibattito, perché sullo sblocco dei licenziamenti già a luglio serve il passaggio del Parlamento e i sindacati promettono battaglia. Certo è che i conti per la Regione Veneto sono già stati fatti. Ecco quanto costerebbe limitare il blocco licenziamenti contenuto nel decreto Sostegni Bis. Noi abbiamo un potenziale aumento dei licenziamenti economici post moratoria di circa 6.000 licenziati in più ogni trimestre. Annualizzandolo fanno 24.000 licenziamenti solo per tornare ai flussi normali del 2019, ed è una stima anche prudente, perché da un lato abbiamo un dato di partenza che sono 8.600 lavoratori che sono già oggi formalmente coinvolti in procedure di crisi aziendali già aperte in Veneto e fino ad oggi congelate, ed è la componente più esposta. Dall'altro il nostro calcolo è sottostimato anche per il fatto che parliamo del confronto col 2019, in cui la situazione economica era di gran lunga migliore. Rispetto a 10 anni fa, il terziario, il mondo dei servizi, era in grado di accogliere chi usciva dal mondo del lavoro perché licenziato, un settore che il Covid ha però messo in ginocchio. Ecco perché il via libera ai licenziamenti ora sarebbe catastrofico. La nostra economia regionale è stata letteralmente terremotata dal Covid. Meno 9% di PIL, meno 10% di investimenti, meno 12% di consumi, meno 8% di export e così via. Su un punto sindacati e industriali sembrano trovare l'accordo. La formazione è necessaria per le nuove sfide della competitività, ma in cassa integrazione la formazione non si può fare. Condividiamo che le attività di formazione e di qualificazione dei lavoratori debbano interessare anche i periodi, ad esempio, in cassa integrazione. C'è ancora una brevissima pausa, poi rientreremo con le ultime notizie dal Veneto e alle 12.30 vi ricordo il collegamento in diretta con la Sala della Protezione Civile di Marghera per tutti gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia nel Veneto con il presidente Luca Zaia. Quindi ci fermiamo per questa breve pausa, tra pochissimo. Rieccoci nuovamente insieme, Focus TG, tutte le ultime news dal Veneto. Lo vedete, siamo in attesa di collegarci con Marghera per il punto stampa con il presidente Luca Zaia, che darà tutti gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia nel Veneto con l'ultimo bollettino di azienda zero con i nuovi contagi e soprattutto il dato importantissimo relativo alla pressione sugli ospedali del Veneto, sia per quanto riguarda l'area non critica ma anche e soprattutto per quanto riguarda il dato delle terapie intensive, dunque il numero dei pazienti che si trovano ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto a causa appunto dell'infezione da Covid. Dunque alle 12.30 il presidente Zaia. Prima però parliamo di superstrada pedemontana veneta, perché conto alla rovescia per l'inaugurazione di un nuovo tratto della grande infrastruttura che collegherà il Vicentino con il Trevigiano, perché è fissata l'apertura del tratto da Bassano Ovest a Monte Belluna. Sentiamo. C'è grande attesa per il prossimo venerdì 28 maggio per questa inaugurazione del nuovo tratto della superstrada pedemontana del Veneto dal casello di Bassano Ovest del Grappa a Monte Belluna. Saranno 35 chilometri che permetteranno quindi di collegare l'Alto Vicentino al Trevigiano. Ultimi ritocchi dunque per quello che diviene il tratto più importante in assoluto della massiccia opera viaria, che permetterà al traffico merci di raggiungere senza interruzione il polo industriale del Monte Bellunese, che a sua volta sarà collegato ai distretti industriali di Bassano, Tiene, Schio, Montecchio Maggiore, con la possibilità di interconnessioni che portino alla 4, a 31 e a 27.
Un tratto che farà anche da cartina tornasole per la valutazione della fruizione dell'arteria stessa. Lo scorso novembre l'inaugurazione del casello di Bassano Ovest del Grappa con Breganze, che però non ha avuto al momento grande successo, forse a causa dei prezzi di pedaggio. Grande risparmio di tempo in compenso. Treviso sarà collegato all'Alto Vicentino in appena 40 minuti rispetto all'ora e più impiegata attualmente. Sicuramente un'apertura molto attesa, soprattutto nell'area del Bassanese, questo collegamento di fatto autostradale di Bassano del Grappa verso la parte trevigiana. Sappiamo che i problemi appunto di mobilità in quella zona sono un problema davvero annoso, e dunque l'apertura di questo nuovo tratto di superstrada Pedemontana Veneta verso il Trevigiano potrebbe dare davvero un una svolta per quel territorio. È stato intanto approvato in giunta a Padova il progetto definitivo della nuova linea del tram stazione Volta Barozzo. Ora la palla passa al Consiglio Comunale. Entro giugno dovrebbe aprirsi il bando di gara per la realizzazione dell'opera. Ancora un passo in avanti verso la realizzazione della nuova linea del tram che collegherà la stazione con il quartiere di Volta Barozzo. La giunta ha approvato il progetto definitivo. Rieccoci, è arrivato il presidente Luca Zaia, io cedo subito la linea a Marghera. Tosato in camisetta. Guarda. Sente la primavera. Ragazzi, è già estate però. Che ora è? 29. Allora, aspettiamo un minuto. Tanto buongiorno a tutti. Vi diamo oggi un aggiornamento rispetto, ovviamente al bollettino. Si sta andando avanti con la vicenda di AstraZeneca e di Johnson & Johnson per capire se a livello nazionale si possa avere, diciamo, e la sta seguendo l'assessore, diciamo, una definizione migliore rispetto a questo tema della raccomandazione nella vaccinazione. E poi due o tre cose. Ci sei? Boh, due o tre, eccoli qua. Allora, i tamponi molecolari sono 5.344.000 e i tamponi rapidi sono 4.747.000. Totale sono 10.091.951. I positivi delle ultime 24 ore sono 255. Positivi su 34.754 tamponi vuol dire lo 0,73 di incidenza. Quindi ricordiamo sempre a chi pensa che il virus non ci sia più che 255 nuovi infettati li abbiamo avuti anche nelle ultime 24 ore. I positivi dall'inizio della pandemia sono 422.488. I positivi di oggi, cioè quindi quelli che sono positivi isolati, sono 9.007, vedete questo è un dato che continua a calare, 9.704. Calano anche le presenze in ospedale in maniera fra l'altro importante, forse oggi queste ultime 24 ore rappresentano la giornata con più calo, 773 ricoverati, meno 60. Questi 773 sono così distribuiti, scusate, 681 in area medica, quindi in area non critica, e 92 in terapia intensiva, quindi 57 in area medica che vengono dimessi e 3 in terapia intensiva. Le terapie intensive, peraltro, sommate le terapie intensive non Covid, che sono 331, fanno 423 in totale le terapie intensive allestite oggi. Totale di decessi 11.540 più 8.
I dimessi sono 21.609. Allora, due o tre cose. La prima, che noi ci stiamo avviando verso, sapete, iniziamo nella fase della giornata di valutazione, quindi domani vi daremo un po' di parametri rispetto all'R-Cont, all'incidenza dei 100.000 su del numero dei positivi su 100.000 e il coefficiente di riempimento di terapie intensive e di area non critica. Vi ricordo che tutti i venerdì c'è la valutazione, però insomma abbiamo ragionevoli motivi di pensare di confermare, diciamo, il nostro trend e quindi di andare verso la terza settimana, che dovrebbe essere quella decisiva rispetto al fatto che si vada in zona bianca. Se confermeremo il parametro importante di essere sotto i 50 di incidenza su 100.000 abitanti, e dai dati che avete visto in questi giorni insomma ci siamo, è verosimile che si possa andare in zona bianca dal 7 di giugno. Cosa significa questo? Oggi avremo un incontro importante alle 14.30, oggi è una giornata di incontri a livello nazionale, perché zona bianca dobbiamo capirci anche su cosa intendiamo per zona bianca. Allora, io vi dico qual è la mia posizione e cosa porto in riunione. Porto l'idea che in zona bianca ci sia la possibilità di applicare, diciamo, pur adottando le linee guida che già sono note, le aperture. E la domanda fatidica che tutti ci fanno e mi fanno in queste ore, ma il coprifuoco è da cancellare? Guardate, il coprifuoco è diventato purtroppo un totem ideologico, è diventato, come accade spesso nei dibattiti nazionali, soprattutto in questo paese che vive spesso i dibattiti, è diventato il Guelfi contro i Ghibellini. Allora, vorrei ricordare che il virus si avvantaggia solo degli assembramenti, quindi quando noi riusciamo a mettere in contatto più persone. Allora, è innegabile che i contatti maggiori avvengano durante le ore diurne, dalle 5 del mattino alle 11 di sera, che è l'ora del coprifuoco, dove noi ci assembriamo nei mezzi di trasporto, nei posti di lavoro, nelle scuole, in altri edifici. Pensare che il virus sia più aggressivo dalle mezzanotte alle 5 del mattino mi viene da ridere, anche perché le forme di assembramento oggi in quegli orari lì sono veramente ridotte quasi a zero. Considerate che ad esempio tutti i locali notturni sono comunque non autorizzati nell'apertura, cioè quindi non abbiamo neanche la scusa di dire ma ci sono discoteche aperte, per dire. Quindi io ci vedo solo un problema nel mantenere il coprifuoco, e attenzione, non deve essere letta come è sparito il coprifuoco, non abbiamo più il problema del virus. Il virus c'è, bisogna non abbassare la guardia, però la comunicazione internazionale risulterebbe devastante spiegare al mondo intero che il coprifuoco resterà fino al 21 di giugno, come previsto dal decreto. E quindi la zona bianca di fatto non porta a casa nessuna utilità dall'essere zona bianca rispetto alle altre zone. Quindi sul coprifuoco la nostra posizione è chiara. E cercheremo di capire oggi quali saranno le posizioni dei colleghi. Però è pur vero che, fra l'altro, penso insomma che possa essere anche sufficientemente condivisa la nostra posizione. Abbiamo ad oggi fatto 2.616.000 vaccinazioni, esattamente 2.616.800 vaccini, e nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 26.230 inoculazioni. Considerate che siamo a secco di vaccini perché abbiamo un magazzino con poca roba. Sì, oggi dovrebbe arrivare Pfizer, se non arriva siamo in secca ormai, come accade in tutti i mercoledì. Sapete che le giornate più critiche sono dal mercoledì al giovedì. Voglio fare gli auguri a due signore, la signora Gina Casarin di Mestre, che fa 100 anni oggi, quindi facciamo gli auguri di buon compleanno, la signora Santa Cagnato di Roncade, che oggi ne fa 102, quindi auguri alla signora Gina Casarin e alla signora Santa Cagnato. Vi dico, e vi dico quello che vi posso dire, che ci stiamo interessando della vicenda del signor Marco Zennaro, Sudan. E
Allora, rispetto alla vicenda del dottor del signor Marco Zennaro, che è trattenuto da oltre 50 giorni in Sudan, ecco, rispetto a questa vicenda voglio dirvi che nell'ottica di dare comunicazione, ma anche di rispettare alcuni aspetti riservati, dico che ho avuto più interlocuzione con il ministro Di Maio, che ho trovato a parte disponibile, ma anche, diciamo, informato. Quindi non ho trovato un terreno vergine, come a volte capita, no? Che tu chiami in giro, chiami qualche ufficio a Roma e dici, ma cioè, adesso mi informo. No. Posso dire, tra i tanti ragionamenti che abbiamo fatto in queste ore, posso dire che è aumentata l'attività rispetto a questo caso per una possibile soluzione. Posso dire che il quadro è abbondantemente definito, quindi è ben chiaro di cosa stiamo parlando, e del fatto che lui è stato trattenuto, dal fatto che aveva fatto un primo versamento, diciamo, una sorta di caustazione, fediussione, e poi è stato ritrattenuto in carcere. E speriamo di portare a casa questo veneto velocemente, e tutte, diciamo, le forze sono dispiegate per far sì di raggiungere l'obiettivo. E confermo che col ministro abbiamo parlato in più occasioni, e confermo anche che il ministro ha dimostrato disponibilità, e quindi c'è anche un clima sereno nell'affrontare assieme tutta questa partita. Non posso aggiungere altro, però vi prego di credere che la stiamo seguendo, a parte il fatto che non dobbiamo giustificarci con nessuno, ma penso anche ai familiari, ve lo dico, penso ai familiari, all'angoscia, anche ai tanti amici che mi hanno chiamato di Marco Zennaro. Penso che sia giusto dare un minimo di informazione. L'informazione è: siamo sul pezzo, lo è il ministro, è sottoscritto, diciamo che sono attivate tutte le forze che si potevano attivare per cercare di chiudere questa partita, anche in loco, punto. Non posso aggiungere altro. Se avete domande, signori. Filippo Tosato. Sì, buongiorno. Intanto, esattamente la riunione delle 14.30, sì. Che riunione è e che agenda ha? Buongiorno, è una riunione che ha conferenza dei presidenti, riunione politica, fra l'altro politica, insomma, di coordinamento tra presidenti, perché poi pomeriggio alle 16 c'è la riunione col governo, quindi sul piano nazionale di resilienza e ripartenza, ma anche su tutto quello che sono poi i temi connessi al Covid, è inevitabile. Quindi, insomma, la sua posizione sarà quella di chiedere l'abolizione? Parleremo anche di semplificazione, che è fondamentale. Ma sì, sul Covid la mia posizione è chiara, noi porteremo posizione che in zona bianca si applichino le linee guida, non liberi tutti, linee guida, e ci sia l'abolizione quindi linee guida per aprire tutto e via il coprifuoco, perché, ripeto, l'assembramento ce l'ho dalle 5 del mattino alle 11 di sera oggi, no? E ce l'ho al posto di lavoro, mezzi di trasporto, scuola e dove capita. Dire che di notte si creano assembramenti pericolosi mi sembra un po' avventurosa dal punto di vista epidemiologico. Se poi il tema diventa ideologico e diventa un totem quello del coprifuoco, ne prendo atto, ma non lo condivido. Ecco, senta, ma nelle interlocuzioni con i ministri, insomma, con i rappresentanti del governo legati anche all'attività quotidiana di gestione della pandemia, lei ha avuto l'impressione di una disponibilità a un allentamento generale fino alla cessazione dei divieti, oppure ha l'impressione che vi siano ancora delle resistenze? No, io vedo
Al di là del CTS che ha risposto alle nostre linee guida con alcuni aspetti che insomma spero che si risolvano, perché non sono, alcuni non sono praticabili, però tipo non so, c'è un'idea di imporre, di mettere i tavoli a scacchiera nei ristoranti, c'è robe che non, uno non ha neanche mai fatto il cameriere per dire una roba del genere. E, però al di là di questo, che poi una soluzione la si trova, io vedo che c'è assolutamente l'impostazione che punta alla via d'uscita. Prova ne sia che il decreto che ha fatto il governo, e va riconosciuto, prevede che il 21 di giugno cessi coprifuoco. E questo è il primo dato che è incontrovertibile, cioè vuol dire che si inizia l'estate in maniera libera. Dopodiché l'avvicinamento da qui al 21 giugno non me la sono inventata io quella della storia di entrare in zona bianca, no? Se poi abbiamo parametri da zona bianca come Veneto dal 7 giugno, è giusto dire ai veneti che in zona bianca in teoria dovremmo avere un approccio diverso da quella gialla o arancione o rossa, secondo logica. E la nostra logica è quella di aprire. Perché se non apri in zona bianca, che zona dobbiamo fare? La trasparente? No, ecco, a questo proposito, siccome magari non tutti hanno presenti quali sono le caratteristiche della zona bianca, come si può riassumerla? Ma fondamentalmente la zona bianca è il ritorno alla normalità. Ovviamente sempre con un tema di salvaguardia e di senso di responsabilità. Cioè, l'appello che io faccio ai cittadini non è che arriva la zona bianca, ragazzi, festa... come dice il canale, festa grande, no? Cioè, assolutamente no, però zona bianca in teoria è il punto di arrivo nella classifica delle zone. La zona bianca è l'ultimo livello, dopodiché non c'è altro. Quindi se arrivo in zona bianca che ho meno di 50 contagiati su 100.000 abitanti a settimana, vuol dire che i nostri cittadini potranno tornare alla normalità, sapendo che dovranno usare la mascherina, l'igiene delle mani, evitare gli assembramenti. Punto. E quello al quale puntiamo. Guardate, noi siamo una comunità turistica, cioè comunicare al mondo intero che abbiamo il coprifuoco, non è, cioè, pensate, rovesciamo il concetto, se il 7 giugno comunicassimo al mondo intero che non c'è più il coprifuoco, avete presente cosa significhi? A livello di prenotazioni turistiche, di ripartenza, di dare un segnale. E dopo dobbiamo dire anche ai cittadini che questo segnale lo si deve anche al fatto che qui le vaccinazioni funzionano e che coloro che sono stati vaccinati non si avvicinano più agli ospedali. Peraltro stamattina parlavo con i direttori e ne viene fuori che i quarantenni stanno ancora incazzando per volersi vaccinare. Se arrivassero ancora più vaccini apriremo ancora più spazi in agenda. Confermiamo che dalla prossima settimana, ma vi daremo informazioni più dettagliate, partiamo con gli operatori turistici. Però vi dovremo dare informazioni più dettagliate quando abbiamo risolto il problema anche dei vaccini. Ecco, le chiedo un'altra cosa che arriva da due o tre lettori che chiedono questo. Cioè loro dicono, se noi contattiamo dei medici per una visita o per degli interventi, oppure anche degli operatori sanitari per riabilitazioni eccetera, come facciamo a sapere che non si tratti di Novax, visto che ci sono 6.000 dipendenti del sistema sanitario che non sono coperti da vaccino e almeno in parte rifiutano il vaccino? Allora, partiamo da un presupposto. Qui c'è un tema per rispondere che riguarda anche la privacy, no? Cioè non è che tu puoi mettere un bollino su a uno, cioè premesso che uno dovrebbe dichiararsi. Ma lasciamo perdere questo. Però c'è una prerogativa, che il vaccinato o il non vaccinato, entrambi devono portare la mascherina. Cioè non è che uno va dal medico, il medico lavora senza mascherina perché si è vaccinato. Quindi la tutela comunque ci deve essere sempre, perché ricordo che il vaccinato, ho fatto la discussione anche ieri mattina, non tra di noi ma con un'altra persona, il vaccinato in linea di principio non sviluppa più le patologie che possono essere causate dal virus, ma può diventare vettore del virus, cioè può prendere il virus e trasmetterlo ad altri, ma non si ammala. Quindi il vaccinato deve portare la mascherina. Dopodiché mi chiedete, è un diritto del assistito sapere se il medico che lo cura, l'operatore, è vaccinato o no? Io penso che sia un suo diritto,
Però qui c'è un tema di privacy che, cioè, in un paese come l'Italia c'è più facile far dritte le banane che risolvere questo problema qua. Quindi, però la faremo una verifica. Una verifica in che senso? Dal punto di vista proprio giuridico, perché se questo è un quesito che fanno i cittadini per vostro tramite, è corretto dare una risposta. Anzi, lo porrò oggi alla riunione, ne parliamo oggi in riunione con i colleghi. Un altro casino. Sicuro? La ringrazio. Prego. Buoso, Ansa, Alda, Veri e Vanvan successivamente. Prego. Volevo tornare sul tema dei vaccini, sì, nei luoghi di vacanza e gli operatori. Pare che il generale Figliuolo abbia dimostrato una certa apertura negli ultimi sviluppi di tutto questo dibattito. A voi risulta, c'è la possibilità di... No, io non ho mai parlato con il generale, cioè, ma vorrei ricordare, cioè, la conferenza dei presidenti si riunisce e discuterà anche di questo tema. Il Veneto lo pone perché, insomma, il Veneto vive di turismo, quindi è logico che lo ponga per primo il Veneto, che l'abbia proposto per primo il Veneto. Il coordinamento nazionale col commissario è fondamentale, perché bisogna interconnettere tutte le realtà per lo scambio di informazioni. Però io lo trovo un fatto di civiltà, insomma, se riuscissimo a farlo, considerate che uno dei fattori limitanti non è solo quello del certificare la venuta vaccinazione di un cittadino che non è del tuo territorio, ma il vero fattore limitante, per non far finta di non vederlo, è che mancano i vaccini. Perché forse ci mette a meno a dire: guardate signori, non lo possiamo fare perché non ci sono i vaccini. Per gestire un movimento del genere bisogna avere un magazzino più elastico di quello che abbiamo oggi. Però è anche vero che uno potrebbe dire: apriamo agende vaccinali con la seconda dose dedicate al turista che si prenota prima, sa se riuscirà a farlo oppure no. Anche questa potrebbe essere una soluzione. Tanto abbiamo tutti il sistema, la piattaforma informatica più o meno uguale, quindi non c'è problema. Ti basta? Grazie. Alda Vanzan. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Quindi dalla prossima settimana si parte con gli operatori turistici mantenendo dai 40 in su, e una casellina in più per gli addetti, sì, di tutto il comparto. E poi la categoria 4. Che c'è già. Sì. Va bene. Che continua ad esserci. Mi ha prenotato in 12.000 l'altro giorno dopo la conferenza stampa. Ok. I centri estivi mi ricorda l'assessore, assieme ai turisti. Vabbè. Sia gli operatori. Circa il centinaio, 100.000 persone. Sì, più o meno. Va bene. Le altre categorie che dovrebbero essere riaperte, alcune ULS pare le abbiano già riaperte, operatori scolastici, personale scolastico, universitario. Arrivano parallelamente, considera però che ormai stanno talmente stringendo il cerchio che se uno non è stato vaccinato per età è stato vaccinato per patologia, se non è stato vaccinato per patologia perché fa l'operatore turistico, se non è operatore turistico perché va ai centri estivi, cioè, alla fine vediamo che si sta stringendo, cioè, ce l'avremo sempre di meno. Tanto gli over 40 va a colpire una fascia anche di operatori del mondo della scuola e delle forze dell'ordine, pauroso, perché ce ne sono tanti. Dobbiamo scendere ancora di più, però insomma ce la facciamo. E ci sono altri dati per quanto riguarda le forniture di vaccini? Cioè, oggi dovrebbe arrivare Pfizer. Sì. A quanto siamo? C'è qualche notizia? Non c'è notizia, però c'è arrivato un messaggio di microfono di fattori che hanno comunicato una diminuzione degli arrivi dal 10 al 16. Non so di quale vaccino sono, diminuiscono, ci hanno comunicato appena arrivato una diminuzione delle consegne dal 10 al 16, però non hanno specificato cosa. Diminuzione? Sì, delle consegne. Cioè non ci facciamo mai mancare niente. Dal 10 al 16 giugno? Sì. Quindi dal 10 al 16 ce ne saranno meno? Sì. Erano previsti 259.436, non sappiamo quanti meno ne arriveranno. Guardate, noi facciamo sempre il conto di avere 200.000 dosi a settimana. Una riduzione, però non è specificato quanto, quindi non so. E anche questa è una delle brutte notizie, no? Perché avere una riduzione su una settimana da 200 quasi 60.000 non è roba da poco. Quindi riassumendo, scusate,
Oggi dovrebbe arrivare Pfizer, ma non è ancora arrivato. Non mi hanno comunicato sotto sul credito. Lo chiediamo. Giugno, se solito arriva alle 11. Doveva essere il mese della svolta. Così aveva detto Figliuolo. Cioè, se dal 10 al 16 abbiamo una riduzione, è una svoltina? Vabbè. Poca roba. Poca roba. Vabbè. E l'altra cosa invece, quando lei dice, Presidente, che per noi si dovrebbe aprire tutto, anche le discoteche in zona bianca? No, allora sulle discoteche noi non riusciamo, perché lì c'è il decreto. Non è prevista ancora alcuna data. Però è pur vero che sulle discoteche stiamo lavorando a una sperimentazione. Però ad oggi non possiamo anticipare nulla, nel senso che pensiamo a una sperimentazione, attenzione ve lo dico, che poi non si capisca pan per polenta in giro per il mondo, del fatto di capire col CTS, di capire se si può prendere uno o due locali e provare a monitorare, a capire cosa succede all'interno, no? Ma come il tema dei Luna Park, eccetera, cioè bisogna anche porsi il problema, non è che possono dire questi operatori economici che stanno chiusi sine die, fino a quando qualcuno deciderà di riaprirli. Quindi qualcosa dobbiamo fare. Così la sperimentazione è un'idea del Veneto oppure una cosa che volete fare col CTS a livello nazionale? No, no, è un'idea che vogliamo partire noi come Veneto, ma vogliamo avere ovviamente ragguagli dal CTS nazionale. C'è già stato qualche esperimento in giro per l'Italia, però insomma noi potremmo fare una roba più poderosa, anche viste i locali che abbiamo. Che non vuol dire sperimentare per aprirli tutti, cioè sperimentare con uno, due, tre locali e fare un monitoraggio di quello che accade. Però vogliamo fare un progetto prima. Allora Pfizer, come è previsto, è arrivato oggi 167.000 dosi. Queste? No, sì, l'altro ieri, Moderna. Due giorni fa. 34, mi sembra che lunedì era arrivate, 29.000 di Moderna e 10.000 di AstraZeneca erano quelle. Ma sentite, questo è il contratto europeo e il rapporto che abbiamo con queste big pharma che mandano. Altro? Altre domande, colleghi? A posto. Grazie. Scusate se ho voluto intervenire autonomamente sulla vicenda che non è Covid del signor Zennaro, però ritenevo utile che fosse data anche un messaggio, un minimo anche ai tantissimi che hanno chiamato, e quindi ci tenevo in particolar modo. Adesso risentirò il ministro Di Maio anche oggi e vedremo di capire come ne veniamo fuori. Grazie e buon lavoro. Noi ci siamo domani e venerdì no. Venerdì si inaugura la Pedemontana. E quindi domani sì e venerdì no. Grazie. Buon lavoro.